Mi parli di lei, dottore. Finora ho parlato di me, non voglio annoiarla. Invece, come vede, ogni persona ha una storia, e nemmeno breve. Qual è la sua? Come si sente quando arrivano i pazienti in questa stanza? È una fortuna, in un certo senso, sa? Li riceve dopo che il lavoro sporco lo hanno fatto gli altri in sala medicazione. Anche questo è vero. Dargli l'esito, dovergli dare la brutta buona notizia del loro stato. Talvolta ai parenti. Deve essere duro, immagino. A un genitore, poi. A una madre. La capisco, ha ragione. La cosa più difficile, concordo con lei. La madre. Sa, non uso quasi mai la parola mamma o papà. Babbo, voi. Sono troppo intimi. Legati ad una fase infantile per me. Madre e padre, invece, hanno un non so che di sacro. Sono parole meno confidenziali, più austere. Contengono un senso di sofferenza. La madre di Dio. Padre veramente santo. Incutono rispetto. No, non sono religioso, no. Non so se Dio esiste, non ho prove per asserirlo e nemmeno per negarlo. Rispetto chi crede, a patto che rispetti me e chi non la pensa allo stesso modo. Ma torniamo a lei. Come riesce a dire a un genitore che il figlio non ce l'ha fatta? A una moglie che ora è vedova, a un marito che non accarezzerà più quei capelli. Come affronta quella sofferenza, dottore? Come si sente la sera? È vero, lo crediamo in tanti. Pensiamo che vi ci abituiate, sì. Scambiamo per cinismo quello che a volte è solo un modo per affrontare momenti strazianti senza soccombere. Però ci sono anche momenti belli, vero? Certo. Qui è più facile il contrario, ma dire che si è fuori pericolo, che quel peggio che si temeva è scongiurato, deve ricompensare sicuramente tanta sofferenza. Mi sbaglio? Già, certo. Dobbiamo riprendere il filo della memoria. Ma è più facile se si crea una reciproca conoscenza, per quanto superficiale, aiuta ad aprirsi, non crede? Quando parliamo di noi, tendiamo a esporre il meglio e anche il meno meglio lo esprimiamo con una maggiore o minore giustificazione, ma mai dichiarandoci consapevolmente colpevoli. La colpa. Ecco il vero flagello dell'umanità, l'autentico discrimine fra una coscienza limpida e noiosa e un animo tormentato alla continua ricerca di un perdono e dell'espiazione. Del resto, le coscienze limpide sono noiose perché non sono quasi mai state usate. Questa è la grandezza dell'essere umano, non crede? Il non poter vivere senza commettere errori, errori di cui pentirsi, di cui rammaricarsi, di cui cercare un rimedio attraverso un gesto salvifico che non sempre arriva. E se arriva, ci lascia dentro un senso di vuoto. Come se quella colpa fosse stata un elemento vitale di cui non potevamo fare a meno, che in qualche modo ci sosteneva, ci offriva una ragione per vivere. Mi sento di nuovo male. Mi gira la testa, dottore. È normale? Ora è più un senso di disagio, di nuovo quella vertigine. So stare al mio posto. Perché mi torna di nuovo alla mente?